Salve a tutti ragazzi, sono Chris per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e vi do il benvenuto a questa nuova review. Il giocatore che andremo ad analizzare oggi è sicuramente il più divertente da usare in una Ligue 1 o in un'ibrida con giocatori francesi o qualsiasi altra cosa. Parliamo di Hatem Ben Arfa, centrocampista offensivo del Nizza, che ottiene questa carta d'oro in seguito a una stagione da assoluto protagonista. Piccola parentesi che c'entra poco, se avessi sbagliato la pronuncia del nome, perdonatemi, ma col francese sono un attimo negato. Andiamo subito però a vedere le statistiche e come rende in game questa bestia. Iniziamo subito dalla velocità, dove troviamo un bel 88, che sicuramente per un COC è un ottimo valore e che renderà felici molti giocatori, molte persone tipo me, che a inizio gioco non lo usavano più di tanto per la velocità, che aveva un valore abbastanza bassino di 78 se non ricordo male. Ecco, con questo valore è tutta un'altra cosa. Accelerazione e velocità scatto sono uguali, entrambi 88, quindi sia nello scatto sia nella corsa sicuramente è difficile da prendere. Per quanto riguarda il dribbling troviamo quello che in assoluto è il punto di forza di questo giocatore, perché come dicevo prima a inizio video è un giocatore molto 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 divertente da usare proprio a causa di questo dribbling. Troviamo un bellissimo 96 sulla carta che nasconde delle statistiche paurose. Degli esempi sono il 94 agilità, il 96 di controllo palla e il 98 di dribbling. E tutto ciò unito alle sue 5 stelle skill, vi lascio solo immaginare quanto sia infermabile. A meno che non siate veramente bravi a difendere, questo giocatore passerà sempre e comunque. Anche per quanto riguarda il fattore tiro è messo sicuramente bene, infatti troviamo un bel 93 sulla carta che contiene un 97 forza tiro e un 95 tiro dalla distanza, quindi vi lascio immaginare le bordate che partono, non che ci sia bisogno di tirare da 40-50 metri con questo giocatore perché si arriva facilmente in area piccola, però avere un tiro del genere aiuta sempre. Pecca un attimo in posizionamento, però come ho detto qualche secondo fa, noi che si inserisca più di tanto non ci interessa, basta dargli palla e se serve salta pure l'arbitro, il guardalino, il portiere e pure il quarto uomo, perché no? Le statistiche difensive, come al solito, quando parliamo di un giocatore offensivo, le saltiamo e l'unica che andiamo a vedere è la precisione testa, dove troviamo un ottimo 87. Per quanto riguarda il passaggio, invece, troviamo anche qui, tanto per cambiare, delle ottime statistiche. Un 91 sulla carta, che nasconde un 93 effetto, ad esempio un 91 passaggio corto e anche un bel 86 di precisione punizione che non fa mai male, unito a quell'effetto e quella forza tiro detta prima, anche per quanto riguarda i calci piazzati è sicuramente un ottimo giocatore. Infine andiamo a vedere quella che è stata un po' una sorpresa in questa carta, ovvero il fisico. Sinceramente non avevo mai guardato le statistiche di Ben Arfa, pensavo che le statistiche del fisico le avesse alte più che altro per la stamina e l'aggressività. Invece no, qui troviamo un 87 sulla carta dove le due statistiche più alte sono il 94 dell'evasione e l'89 di forza fisica. Quindi, boh, mettete insieme la velocità, il dribbling, l'elevazione, la forza fisica e avete fatto Ben Arfa, un giocatore assolutamente devastante. Un difetto che sia uno non lo si riesce a trovare, a parte il work rate che come ben sapete a me i giocatori che hanno normale basso non piacciono più di tanto, però per lui faccio sicuramente un'eccezione. E le tre stelle piede debole, che alcune volte si sentono eppure tanto purtroppo. Per concludere andiamo velocemente a riepilogare i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro troviamo, come ho detto qualche secondo prima, velocità, dribbling, tiro, passaggio e perché no anche il fisico, viste quelle bellissime statistiche che ha. Avrei potuto dire semplicemente a tutto per quanto riguarda i pro, però mi sembrava un po' riduttivo per lui, ecco. Invece per quanto riguarda i contro, sempre come ho detto qualche secondo fa, troviamo il work rate e le tre stelle piede debole. E se proprio vogliamo metterlo, il posizionamento, però non la ritengo una cosa fondamentale per questo tipo di giocatore. Con questo il video termina, vi ricordo di passare dai nostri social, se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate per farci sapere cosa ne pensate del giocatore, di questa review, eccetera, eccetera. Un saluto!